crocifissi sono pesanti, hanno secoli di storia nel loro legno. La tradizione di portarli lungo le vie dei paesi e delle città è l'immagine che identifica popolarmente la vita di una confraternita. A Lavagna, nel raduno diocesano, hanno sfilato e sono stati accolti dalla curiosità di tante persone. I portatori sono molti e fra loro ci sono anche diversi giovani. Dipende dalla passione, dalla voglia, tanti fattori anche che non esterni. Uno può, bisogna star bene, prima di tutto. E poi dipende. Io per esempio ho cominciato nel 1975, bisogna imparare, secondo me, da ragazzi, bisogna imparare l'equilibrio innanzitutto. Cioè noi abbiamo un peso che è portato non direttamente sulle spalle, ma diciamo in altezza, 3 metri oltre diciamo le spalle, quindi un peso che tende ovviamente a stare in equilibrio, e se non si tiene in equilibrio naturalmente non ci sta. Quando uno ha imparato poi non deve quasi sentirlo, deve fare dei movimenti proprio impercettibili. Occorre però che i crocifissi si fermino, che taccia il rumore dei preziosi motivi decorativi, per capire che la nascita delle confraternite è legata soprattutto alla devozione popolare e ai bisogni concreti della popolazione. È una storia vecchia, antica, quella delle confraternite col territorio e con le parrocchie locali. Quello lì è una storia secolare, diciamo, scopo sociale, quello lì senz'altro, e poi mantenere un po' viva questa tradizione locale e ricordarci un po' di quello che è stato il passato dei nostri vecchi, perché hanno fatto tanti sacrifici. Nel mondo di oggi c'è stato un bel cambiamento profondo. Una volta infatti la confraternita aiutava anche i bisognosi, le persone povere, e sì, era anche orazione morte, era anche addetta alla sepoltura di chi non poteva, diciamo, la gente povera. In questa prospettiva fare parte di una confraternita è davvero assumere un compito. Lavorare nella vigna del Signore non come merito, ma come desiderio profondo di vivere il rapporto con Dio nell'umiltà del servizio e nella gioia di testimoniare la bellezza attraverso il proprio impegno. Lo ha ricordato il Vescovo nell'omelia della messa celebrata sul sagrato della Basilica di Santo Stefano. Attraverso le confraternite la bellezza della fede diventa tesoro per tutti. Portare un Cristo non vuol dire solo l'immagine, ma è proprio vedere la Chiesa che cammina, il popolo di Dio che va dietro alla Chiesa, che è la cosa più importante.